pensate che ci sono aziende, e lo ripeto ogni volta, che in questi 4 giorni di fiera, 4 più 4, 8 all'anno, portano a casa il 60, il 70% del loro fatturato. Non so se c'è un'altra fiera del genere che crea tante ricchezze e valore. Per Milano questo significa 15 miliardi di fatturato, significa 11.000 imprese, significa 56.000 addetti, di un settore che nel suo complesso sta andando in controtendenza. Prima si diceva non parliamo di quella brutta parola, allora diciamo che invece c'è un settore che è in crescita come numero di imprese, che proprio sono quelle del settore moda, che non sono solo le grandi griff, sono anche quelle migliaia di piccole e medie imprese su cui l'impegno della Camera di Commercio è particolarmente rilevante. Con Milano Fashion City che cosa stiamo cercando di fare? È quello di costruire una piattaforma integrata che di promozione proprio di tutto il sistema sia per l'incoming sia verso l'estero attraverso i desk di promos che promuovono il sistema moda nel suo complesso nel mondo, attraverso una guida di tutto quello che avviene sul settore moda a Milano, attraverso accordi con tour operator piuttosto che con alberghi per facilitare l'incoming appunto durante le manifestazioni del settore. Attraverso quest'anno, lo cito appunto l'ultimissima cosa, il Film Festival sulla moda, sul settore moda, che credo sia la prima edizione ed è un evento molto importante. Il MIGAM di Milano è importante anche perché rappresenta oggi un settore importante per l'Italia, però se parliamo del mercato italiano fortemente in crisi. Se noi andiamo a vedere i numeri del nostro settore, non riusciamo più con la crescita che facciamo all'estero a compensare le difficoltà che abbiamo nel mercato italiano. Ecco perché è ancora più importante il MIGAM di Milano, perché a 2-3 ore di auto dalla maggior parte degli espositori non abbiamo più la fiera più importante al mondo. Però qualcosa, e qui mi metto il cappello di Asso Calza Turifici, qualcosa bisogna fare per le aziende italiane e per il mercato italiano. Non basta più cercare di esportare sempre di più in Russia, Estremo Oriente, Emirati Arabi, adesso il Nord America sembra riprendersi. Il mercato italiano rischia di trascinare verso il basso tante aziende. Io provengo da un distretto che è quello marchigiano, dove è concentrato il 40% della produzione. Ci sono molte aziende che lavorano quasi esclusivamente per il mercato italiano o diciamo con una buona quota sopra il 50% sono in grave difficoltà, non riescono più a compensare con le esportazioni. E questo richiamo forte alla politica, che mi sembra veramente tanto distratta in questi giorni. Io posso capire vicende personali, da un lato chi ha problemi personali giudiziari, dall'altro chi è qualche mese che si deve candidare e ancora non si candida. Noi imprenditori non ce la facciamo più. Si sta dibattendo in Italia solo di Berlusconi e Renzi, non ce la facciamo più. A noi ci occorrono dei fatti veri per dimostrarci che la politica italiana creda veramente che questo debba essere un paese manifatturiero, altrimenti sono solo parole, perché in Europa c'è un progetto 2020 per reindustrializzare l'Europa, per riportare al 20% la quota del manifatturiero nell'industria, e gli altri nostri paesi europei lo stanno facendo, lo stanno perseguendo questo. Francia, Spagna, Germania stanno perseguendo questa strada. In Italia facciamo solo chiacchiere. In Italia saranno 15 anni che si parla di cuneo fiscale e non si è fatto nulla, si parla di appoggiare l'azienda all'internazionalizzazione e non si fa nulla, si parla di aiutare l'azienda nella crescita, non stiamo facendo nulla di nulla. L'ICE i soldi non li ha e tutto quello che riusciamo a fare con l'ICE grazie alla buona volontà delle persone che oggi rappresentano l'ICE, ma risorse non ne ha, siamo riusciti a salvarla qualche tempo fa ma le risorse non ne ha e il costo del lavoro è sempre alto. Noi manifatturieri italiani non vogliamo fare la corsa con i cinesi e i rumeni, ma con gli spagnoli, i francesi, i tedeschi sì, oggi non siamo competitivi con questi paesi. Ci sono grandi marchi che abbandonano gli distretti italiani per andare a produrre in Portogallo e Spagna. Sono contento per i nostri alleati quando vengono qui in fiera, ma le aziende italiane perdono fatturato. Quindi il MIGAM di Milano vuole essere anche una piccola vetrina, un piccolo palcoscenico dove dire alla politica italiana, diciamo tutta, poi ovviamente se abbiamo qui l'assessore D'Alfonso, abbiamo questo rapporto con Milano, alcuni politici si danno da fare per noi, però parlo a livello nazionale, dobbiamo uscire da questo angolo in cui si parla solo di personalismi, non si parla più della,
dell'industria manifatturiera e dei posti di lavoro. Noi diamo lavoro a circa 80.000 persone in Italia, quindi siamo produttori di buste paga, oltre che di calzature, vorremmo aumentare questo numero. Però vuole essere una vetrina, soprattutto questa di Shanghai, per le piccole aziende che devono venire a Shanghai non solo con le calzature, ma anche con un progetto, perché in Cina ci sono investitori, partner che sono pronti a investire sulle aziende per farle crescere. Siamo riusciti a portare 238 espositori ad aprile, 248 espositori ad aprile, riuscendo a portare al SEC, al Shanghai Exhibition Center, oltre 6.000 visitatori, un successo per noi inimmaginabile. L'edizione di ottobre prevediamo che sia ancora più positiva per l'azienda, in quanto abbiamo più espositori, supereremo il numero dei 238 e ci aspettiamo ovviamente più visitatori, soprattutto di qualità. Stiamo investendo tanto per portare buyer dalla Cina, ma anche fuori dalla Cina. Stiamo investendo per portare stampa, per aumentare l'attenzione alle calzature italiane, non solo, perché circa il 50% degli espositori a Shanghai sono stranieri e arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dalla Turchia, dal Brasile. Questo è anche un buon segnale per dimostrare a tutti che noi non abbiamo paura della concorrenza, abbiamo voluto i nostri concorrenti europei e mondiali a questa fiera perché sappiamo che un'offerta internazionale porta valore a tutti.